Buonasera a tutti, benvenuti amici di Zona Calcio Fai da Te a questo primo incontro settimanale. Abbiamo cambiato anche l'orario per facilitare a tutti coloro che hanno ripreso a lavorare, quindi per dare appunto la possibilità di poterci seguire dopo cena con calma, senza correre. E questa sera abbiamo un tema molto suggestivo, curioso, interessante per mille ragioni, che vado subito a presentarvi. Il titolo di questa sera è un parallelo, si vanno a valutare le differenze tra il calcio isolano della Sardegna con quello continentale nazionale, ecco, per non fare troppa distinzione fra le due cose, perché comunque ci accomuna tutto, anche il calcio, però ovviamente ci sono delle differenze anche nella logistica e non solo nella logistica, ma anche eventualmente, ma poi ne parleremo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del metodo, come è giusto che sia. Ogni progetto societario può essere diverso rispetto fra loro, ma anche rispetto alle altre diverse società. Questa sera ne parliamo innanzitutto con Gerardo. Ciao Gerardo, ben Buonasera, trovato. buonasera a tutti gli amici da casa. E poi il nostro graditissimo, gentilissimo ospite che vado a presentare, e vado innanzitutto a ringraziare il Cagliari che ci ha dato la possibilità di poterlo avere come nostro ospite e relatore per parlare appunto di questa differenza tra il calcio isolano e quello del continente. E lo faremo con Daniele Zini, tecnico istruttore dell'Under 15 nazionale del Cagliari. Ciao Daniele. Ciao Gerardo, ciao Orfeo e buonasera a tutti i telespettatori. Bene, sei il nostro gradito ospite, siamo onorati di averti con noi, poi ci racconterai tante cose, risponderai alle domande mie, quelle un po' efficaci, quelle di Gerardo, che sono come uno spillo nel fianco, uno spillo nel fianco. Intanto abbiamo già degli amici che si stanno collegando in questo momento, che poi piano piano io, man mano che parleremo, che andremo a dibattere l'argomento, inviterò a fare delle domande, soprattutto se ci sono nuovi utenti che si connettono per la prima volta. Entriamo un po' nel tema, ma ti faccio io la prima domanda, dai, che è di carattere generale. Ecco, di carattere generale, non rispondere in maniera articolata, ma falla proprio di carattere generale. Poi ci addentriamo nei meandri di queste differenze del calcio, ma anche logistiche. Quali sono, se ci sono, delle differenze fra il calcio isolano e quello nazionale? Allora, intanto prima di iniziare volevo riallacciare un attimino all'invito che mi avete fatto. Io ti devo ringraziare sia Orfeo sia Gerardo per questo invito. Perché, come ti ho detto anche in privato a tutti e due, cioè io apprezzo molto le persone come voi che portano la voce del calcio popolare, del calcio di quartiere, del calcio giovanile. Quindi questo, secondo me, chi fa di una passione la sua mission, credo che sia soprattutto da gratificare. Quindi avete tutta la mia stima e vi ringrazio per tutto il lavoro che state facendo. Io sono un attento lettore durante l'anno e quindi veramente fate un lavoro, soprattutto un servizio eccezionale per noi che tutte le domeniche per passione andiamo sui campi di periferia. Quindi grazie Ti devo davvero. ringraziare, Daniele, mi hai fatto un assist. Sai quante domeniche, quanti sabato noi non usciamo di casa perché abbiamo le cronache delle primavere, le cronache delle berretti e le cronache degli anticipi, perché tante società giocano al sabato, no? Per esempio il Crotone, il Cosenza con le Under 17, 15, 16, giocano il sabato. E noi dobbiamo essere pronti a passare tutte le cronache delle partite, le notizie, i risultati. Grazie Daniele, mi hai dato un grande assist e mi hai gratificato per questo. Ma credo che, cioè, bisogna dare un valore a quello che fate, un peso, perché altrimenti si va a guardare solo i titoloni dei giornali grandi. Questo non va bene, perché la base per questo sport è fondamentale. Quindi, ti ripeto, la passione spinge tutti, compresi noi allenatori, i ragazzi che giocano, ma è normale che voi siate un po' la nostra voce, che ci fate anche collegare sotto questo punto di vista. Quindi,
Grazie mille del lavoro che fate. E poi, per quanto riguarda la domanda che hai fatto, sicuramente ci sono dei problemi strutturali. Innanzitutto, geograficamente, perché la Sardegna, io lo so bene, come si sente, non sono sardo, sono stato chiamato dalla società, perché comunque sia c'è stato un'idea di un investimento sui tecnici del settore giovanile, e quindi raggiungere anche per la Sardegna. O tornare a casa è un problema in alcune situazioni, perché a parte i collegamenti con Milano e Roma, gli altri collegamenti sono difficili e lunghi, soprattutto quando non c'è l'aereo, perché devi prendere una nave. Il problema strutturale è abbastanza semplice. Per esempio, ti posso fare questo esempio, che per quanto riguarda l'Under 13 e l'Under 14 non esistono dei campionati professionisti. E le squadre del Cagliari giocano con le squadre dilettanti provinciali, e uno dei grossi problemi per cui, tra l'altro, sono stato chiamato proprio per questo motivo era la competitività dell'Under 15, perché loro nel giro di 2 mesi, quindi da maggio giù a agosto, si trovano da giocare nel campo di periferia contro una squadra locale. E 2 mesi dopo si devono alzare alle 4:30, prendere l'aereo, andare a Milano e a giocare col Milan, con l'Inter o a Bergamo, con l'Atalanta. E quindi puoi immaginare la difficoltà estrema che trovano questi ragazzi, soprattutto perché trovano gruppi e società, oltre a essere organizzate, ma che sono già 2 anni che giocano un campionato professionistico regionale. Quindi sicuramente sotto il punto di vista delle difficoltà, sotto il punto di vista della ricerca della tattica individuale, sui duelli c'è un po' più di penalizzazione, perché le partite competitive ci sono, ma non sono tantissime sotto questo punto di vista. E quindi sicuramente l'Under 15 per noi rappresenta un'annata molto sensibile, proprio per i problemi strutturali che non si possono risolvere. Sembra che il prossimo anno, voci, ci siano le prospettive che si possa effettuare un campionato nazionale under 14. Quindi, da quello che ho sentito in questi giorni, si sta un po' vociferando anche una possibile idea di una partecipazione. Sicuramente questo potrebbe un pochino avvicinare questo gap che noi all'inizio obiettivamente abbiamo rispetto agli altri. Beh, indubbiamente sì, è un problema, perché un conto è fare un percorso di un certo livello, di un certo step, di una certa levatura, un conto è passare proprio veramente dal mondo dei dilettanti, se vogliamo, perché poi quella è la realtà con la quale si confrontano le vostre squadre minori, per passare poi invece a dei match con i grandi club e dover far conti anche non solo di questo, ma anche dei ragazzi che non sono abituati, non hanno ancora fatto l'esperienza e sul campo, ma anche fuori dal campo. Immagino i sacrifici che stanno facendo questi che fanno mediamente questi ragazzi, anche in ottica famiglia. Tu hai fatto subito notare che quando venite nel nord Italia, quindi ad affrontare nel girone, immagino che sia il B, quello dell'Atalanta, del Brescia, del Milan, l'Inter, insomma, sono sacrifici, no? Mi dicevi prendere l'aereo alle 4:30 della mattina, non è, ragazzi, è una cosa abbastanza pesante, senza pensare poi a che ora torni alla sera, perché magari la trasferta la fate con due squadre, immagino, insieme magari all'Under 17, giusto? 16, con la 16, 15 con la 16, 16, 15 e 16. scusa, dovete Sì. aspettare anche loro che giocano, magari poi dipende chi gioca prima, chi gioca dopo. Comunque tornate poi nel tardo pomeriggio. Sono dei bei sacrifici, indubbiamente, per i Guarda. ragazzi, però ce ne puoi parlare tu di questo anche dal punto di vista proprio organizzativo, ma per quanto può pesare ai ragazzi e incidere anche nella loro crescita, nel loro modo di allenarsi, ma anche alle famiglie. Guarda, allora io all'inizio ero un po' scettico quando sono arrivato, perché sicuramente, cioè, pensare che noi non facciamo mai la trasferta di 2 giorni e giocare con squadre che vengono una volta l'anno in Sardegna, e non tutte, ma molte, fanno sabato e domenica. All'inizio, ti devo dire la verità, anch'io ero un po' scettico sulla cosa. Poi invece
ho visto una grande responsabilità, e forse questo è un lato positivo. I ragazzi si responsabilizzano. Sicuramente quando c'hai una trasferta che ti devi alzare alle 4:30 la mattina è difficile. Io dico sempre, ragazzi, al di là del risultato, comunque sia, la nostra vittoria è quella di onorare la maglia, è quella di andare lunedì mattina a scuola nonostante la stanchezza e prendere dei voti e venire il lunedì o il martedì all'allenamento e ripresentarsi con la voglia di tutti i giorni di migliorarsi. Per me già questo, per la logistica che abbiamo noi, è un grandissimo risultato, perché sicuramente non è una stanchezza come può essere la partita, è più una stanchezza che si avvicina magari al jet lag degli aerei, dei fusi orari, perché sicuramente quando te arrivi la sera e sei partita alle 4:30, io ti faccio degli esempi. Giocare al Milan col Milan o con l'Inter per noi diventa la partita, tra virgolette, organizzativamente più semplice, perché prendiamo l'aereo, ci andiamo a Milano, siamo là. Ma quando dobbiamo andare a Cittadella, quando dobbiamo andare a Padova, che poi si aggiunge anche 3 ore di pullman, allora lì sinceramente diventa pesante a livello mentale proprio. E ti Sono ripeto, arrivati a casa la domenica sera. noi partiamo mediamente la sveglia alle 4:30, il primo aereo alle 6:20, 6:15, e rientriamo, se non c'è ritardi, a mezzanotte, mezzanotte e mezza all'aeroporto. Quindi poi considera che ci sono dei ragazzi che magari dall'aeroporto stanno a 1:30 da Cagliari, 1:30 dall'aeroporto, e quindi devono andare a casa, arrivano a casa alle 1:30, alle 2:00, e la mattina si devono presentare a scuola. Quindi pensa quanto per noi può essere faticoso, ma ti ripeto, Guarda, è un noi sacrificio pazzesco, se penso, cioè sono under 15, sono ancora dei bambini, adesso non me ne vogliano, non... magari ci stanno anche seguendo i tuoi ragazzini, i tuoi ragazzi, sono ancora bambini, cioè davvero, qua, dalle 4 della mattina fino alla 1 di notte, cioè magari dormono perché sappiamo che il pullman in aereo, chiudi un po' gli occhi, un po' ascolti un po' di musica, ti rilassi un po' e loro fortunatamente hanno una capacità di ripresa molto più veloce rispetto alla nostra, recuperano anche in tempi molto brevi. Comunque è un sacrificio che anche dal punto di vista mentale, io non so, francamente, ce lo dirai tu man mano adesso che andremo ad affrontare le questioni, dal punto di vista mentale, quanto tu devi dare a questi ragazzi, quanto devi proporre, quanto devi per cercare di mentalizzarli, cioè siamo a livelli di mentalista qui, cioè, il mentalista è colui che fa rendere al di sopra delle possibilità intrinseche di ogni allenatore. Sì, guarda, io devo solo ringraziarli, ragazzi, sia l'anno scorso 2004 che quest'anno 2005 ho avuto la fortuna di allenare due squadre composte da ragazzi eccezionali, perché tutte domeniche hanno battagliato. L'anno scorso, cioè, abbiamo finito il campionato con 9-10 punti di vantaggio sull'Atalanta, sull'Inter. Quest'anno, ora non mi ricordo bene, ma dovremmo aver finito terzi a 4 punti dalla prima, 6 punti, non mi ricordo. Quindi sicuramente sono ragazzi che danno l'anima per questa cosa. Allora, questa è una cosa negativa, però ti posso garantire che io in Sardegna ho imparato una cosa importante, e devo ringraziare i sardi, soprattutto proprio il popolo sardo, che è l'attaccamento alla terra che hanno. Io Senso di sinceramente non ho mai appartenenza, proprio visto in vita nel mia merito. un attaccamento così. Io posso garantire che noi quando partiamo c'è sempre questa bandiera che ci segue, e i ragazzi la vogliono portare, l'attaccano dentro lo spogliatoio. È proprio un senso di appartenenza importante, capito? Cioè, io credo che poi alla fine noi a volte facciamo un po' tanti discorsi perché li sentiamo, no? Dove cerchiamo di mettere questa nuova gioventù, sempre, ma non c'è più i ragazzi di una volta. Io veramente ti posso garantire che ho visto, cioè, dei ragazzi gentilissimi, con un senso di appartenenza alla società, alla terra, al popolo che rappresentano. L'attaccamento alla maglia è impressionante. È la E marcia in più, mister, è la marcia in più, c'è no, poco da ragazzi, fare. io dopo parleremo anche del progetto del Cagliari. Cioè, Cagliari ha un progetto unico, oltre che per la posizione geografica, ha
per la valorizzazione del territorio. Noi giochiamo con 10 sardi su 11 titolari. La Primavera è seconda in classifica con 8 sardi titolari su 11. Cioè, io sicuramente, penso che si faccia fatica a trovare un progetto così importante sulla valorizzazione del territorio e dei ragazzi del territorio, ma veramente difficile. Mister, voi siete veramente bravi e state facendo dei miracoli, secondo il mio punto di vista. Ma un grande merito e plauso va dato anche al centro di formazione di Alghero, che loro lavorano tanto. Anzi, saluto Franco Caddeo che ci sta seguendo, che loro stanno lavorando benissimo. Io ho avuto spesso modo e piacere di vederli all'opera in tornei internazionali e questi ragazzini, come hai detto tu, condivido il tuo pensiero, onorano proprio la maglia che indossano, hanno una fame e una felicità nell'indossarla e riescono a fare gran bella figura confrontandosi con realtà professionistiche di prima fascia. Quindi vuol dire che un grosso lavoro viene fatto sotto. Tu appena arrivano nei campionati professionistici, diciamo, dove si confrontano con realtà di primissima fascia, tu hai un ruolo di prendere il lavoro fatto precedentemente dall'attività di base e di trasformarlo. Questo lavoro ad oggi i risultati parlano chiaro, quindi c'è poco da dire. Tanti campioncini sardi stanno avendo la fortuna e il piacere di mettersi in mostra e grazie a te e grazie a tutto lo staff del Cagliari che sta seguendo questo progetto che per me è unico, come dici tu, e lo posso paragonare all'Athletic Bilbao, perché in poche parole l'Athletic Bilbao lavora e tessera tutti i ragazzi baschi della regione basca e questa società sta avendo dei risultati eccezionali da sempre, una società che da tantissimi anni milita nel campionato della Serie A spagnola e da tanti anni, se non erro, non è mai andato in Serie B, è stato sempre in Serie A e sforna campioni anno dopo anno. Perché? Perché secondo me lavora tantissimo sul senso di appartenenza, così come si lavora a Cagliari, lavora tantissimo sugli allenatori, ha degli istruttori allenatori con enormi capacità che sono al di là dell'aspetto calcistico specifico, anche lavorano tanto sull'aspetto mentale. Quindi un grosso applauso al Cagliari Calcio e a tutti i collaboratori, tutti gli allenatori che lavorano per il Cagliari. Guarda, dimmi Allora, tutto. mi ha scritto adesso Daniele Riccardo Cuffanti, responsabile scouting del Cagliari prima squadra, e mi ha detto di salutarti. Mi ha appena mandato un Grande messaggio, tra Riccardo. l'altro ci ha scritto anche Andrea Bruno, che è un collaboratore che si occupa di scouting sempre a Sì, lo Bologna. conosco Andrea. Mi ha dato un passaggio alla stazione a Milano, mi sembra, dopo la partita con l'Inter. Stavo tornando a casa e ho usufruito di Della sua. Andrea in una maniera spudorata, veramente. Ecco, ci ha appena scritto e ti saluta tanto. Dunque, dicevi che prevalentemente il bacino di utenza dei ragazzi che poi si avvicinano al movimento, al mondo Cagliari, sono prevalentemente isolani, giusto? Lo diceva anche Brambilla, preparatore dei portieri di prima squadra, che è stato il nostro ospite qualche settimana fa. Ecco, come vivono questo momento questi ragazzi che vengono seguiti da coloro che fanno scouting nell'isola e poi li portano a Cagliari? Qual è il sentimento? Come vivono questo momento? Perché il Cagliari credo che rappresenti toccare il cielo con un dito per un ragazzino che viene a giocare per il Cagliari. Io, guarda, ti ripeto, io sono da 2 anni a Cagliari, il prossimo anno dovrei rimanere perché ho il contratto di un altro anno. Credo che un grosso applauso vada fatto al presidente in primis, perché sicuramente il fatto di fare un progetto così capillare sul territorio, investire nelle strutture, investire negli allenatori, investire negli staff tecnici. Al giorno d'oggi, sinceramente, società che fanno investimenti così veri ce ne sono poche. Quindi, sicuramente, un applauso va fatto al presidente, ai suoi collaboratori, come il direttore generale Fassetti, il responsabile carta, i direttori tecnici Daniele Conti, che per noi il capitano del Cagliari, è una figura importantissima, soprattutto per i ragazzi. È sempre disponibile per i consigli, è sempre sul campo a vedere gli allenamenti. È sempre una condivisione continua con noi, in riunioni, in consigli,
nel direttore Martino Melis, il direttore tecnico, Oscar Enrico che cura appunto i centri di formazione, tutta l'attività di base, per non parlare poi delle Academy, che è stato il progetto è stato potenziato, è diretto da un grandissimo allenatore che in Sardegna è il decano degli allenatori, che è Bernardo Mereu. E le Academy solo in Sardegna sono 44, quindi gestire 44 attività diventa impressionante come mole di lavoro. Due centri di formazione, uno Alghero, uno nuovo in Ogliastra. Quindi la società sicuramente sta investendo. Sicuramente ci sono dei tecnici anche nei vari centri di formazione, nelle Academy, che stanno lavorando bene, perché io spesso vado a parlare con loro e come dico a loro. Cioè, il nostro lavoro è sotto la lente di tutti, ma in realtà senza il loro lavoro il nostro lavoro non esisterebbe, perché noi prendiamo giocatori per il 90-95% delle rose dall'isola. Poi se ci sono dei ragazzi di talento che Riccardo con i suoi collaboratori trova fuori o Andrea, Bruno e li segnalano e superano tra virgolette i parametri, i paletti di ingresso, sicuramente viene fatto un investimento, però per volere del presidente, cioè le squadre sono composte dal 90-95%, perché per noi, vedi, prima Gerardo ha fatto una constatazione, i risultati stanno parlando, però io più che risultati sta parlando il campo sulle prestazioni, perché poi dopo non è importante vincere, è importante come vinci, come arrivi a giocare una partita, il senso che fai. Noi quando andiamo a Milano con l'Inter e magari fino a 2 o 3 anni fa magari si prendeva 4-5 gol, adesso magari te la giochi fino all'ultimo e magari puoi uscire anche sconfitto, ma hai dominato il gioco e lo hai fatto con 10 sarti titolari, cioè potete immaginarvi una rappresentativa regionale che gioca contro la nazionale, perché poi dopo se andiamo a vedere le note. Io vedo due brasiliani, tre di Napoli, due di Palermo, quattro di Milano, cinque, due di Verona. Io invece, cioè, vedo la mia e vedo sei di Cagliari, uno, cioè, di Assemini. Quindi all'inizio sembra quasi una partita di una rappresentativa regionale contro una nazionale. Quindi il divario è tanto su questo punto di vista. Poi dopo, ripeto, i ragazzi sono eccezionali per i sacrifici che fanno, per l'interpretazione delle partite, però ecco, secondo me il nostro obiettivo è quello di vedere il risultato un po' in una maniera diversa, cioè dove conta molto la prestazione e come ottieni il risultato e non il risultato stesso. Il risultato deve essere solo una gratificazione, perché poi dopo, io anche lì sento molte correnti, no? Fino a qualche anno fa era la corrente che il risultato non contava. No, no, il risultato conta. Non diciamo, in Toscana si dice bischerate. Cioè, perché poi io sono un po' contadino, quindi potete sapere che vengo da una frazione toscana di 18 abitanti e il 18esimo lo contiamo perché è il parroco, perché sennò siamo 17 e quindi Porta porta male. E male. quindi contano anche il parroco. Quindi sono abituato a una zona molto contadina, dove tutti ci diamo del tu, ci chiamiamo per nome e quindi sono abituata a dire quello che penso. Il risultato conta perché conta soprattutto per i ragazzi, per la fiducia in se stessi, per il presentarsi il martedì e essere consapevoli del lavoro che fanno, dove importa. E quindi deve contare in questa cosa qua. Se invece noi lo facciamo contare per guardare le classifiche, allora probabilmente sbagliamo. Noi il risultato lo dobbiamo vedere tutti noi come una gratificazione personale e non essere risultato dipendente. Io l'ho sempre vista così e la vedrò sempre così, Sì, capito? sicuramente. Mister, tu parlavi della Toscana. Puoi dirci un attimino, tu sei stato allenato tanti anni con l'Empoli, quando l'Empoli era il fiore all'occhiello del calcio giovanile nazionale, secondo me. Hai avuto un'esperienza pure a Pontedera. Puoi dire cosa hai portato della tua esperienza calcistica toscana nell'isola, a Cagliari? Qual è la cosa che hai portato in Sardegna? Allora, guarda, io sono arrivato con l'idea che volevo provare a dare qualcosa. Ad oggi, devo essere sincero, ho ricevuto molto di più di quello che ho dato.
all'isola, dai sardi, dalla società, dai ragazzi soprattutto, perché veramente, cioè, quando sono partito per questa avventura, io ero molto dubbioso, avevo una bimba che era appena nata di un anno, quindi la famiglia rimaneva in Toscana, andavo dentro un progetto dove, quando è stato istituito il campionato Under 15, 16, 17 di Serie A e Serie B, hanno sempre avuto grosse difficoltà. Prima di me c'era stato un grandissimo professionista come Mario Beretta, e forse, ecco, Mario lì è stato bravo perché ha iniziato un percorso dove ha iniziato a costruire una mentalità un pochino diversa, un pochino più aperta, perché poi, per esempio, in Toscana le notizie si parlava prima in privato, no? Cioè, una terra fertile, perché essendoci la scuola tecnica di Coverciano, che secondo me è un'eccellenza mondiale, c'è tante scuole professionistiche, come in Lombardia, le informazioni girano. Lì, se levi il Cagliari, di professionismo c'è soprattutto l'Olbia, che però è Ovvio. sempre al Cagliari. E quindi le informazioni che all'Olbia sono quelle del Cagliari. In Toscana questo è un po' differente, quindi probabilmente anche tanti allenatori toscani, le massime serie, è perché c'è una informazione che gira molto di più. Io sinceramente ho cercato di portare la mia esperienza, ho cercato soprattutto di studiare dove andavo, il posto dove andavo, perché sono dell'idea che quando sei in un posto devi imparare la cultura del posto, non puoi cambiarla, cioè non puoi imporre, non puoi pensare che esista il tuo calcio. Il calcio è quello che è dei ragazzi, è il calcio del territorio, quindi devi essere bravo a capire attraverso lo studio quale sia il modo giusto per creare e costruire un modello di gioco che possa adattarsi alle caratteristiche del territorio e alle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Cioè, se l'Academy fa un certo tipo di lavoro e nell'isola le società non Cagliari fanno un certo tipo di lavoro, io non posso fare un lavoro che si discosti tanto dal lavoro che fanno loro, perché altrimenti i giocatori non capirebbero l'idea di gioco e non condividerebbero fra di loro i vari principi. Quindi io devo essere bravo a capire dove vado e provare a fare una previsione, una programmazione, una pianificazione di quello che si potrebbe fare, che è stato quello che abbiamo fatto. Daniele, allora, nel invitare gli amici da casa a fare tranquillamente delle domande, voglio sottolineare i complimenti, intanto anche nostri, Gerardo, per la trasmissione, ma anche di un utente, di un amico o amica, non so, questo mettilo in sovraimpressione, ecco, che dice che indubbiamente la Primavera del Cagliari sta facendo molto bene, quindi dice sostanzialmente posso immaginare come stia lavorando tutto il progetto del Cagliari. Quindi è un complimento che fa sempre Ci sta piacere. seguendo Nikita, ci sta seguendo dalla Russia. Un saluto a Nikita e un saluto a tutti gli amici della Russia. Quindi è Bene, una salutiamo, bellissima cosa. salutiamo. Siamo diventati internazionali, Gerardo. Eh sì, eh sì, eh sì. Prima Daniele ci parlavi di questo gap, se vogliamo così definirlo, di questa differenza che c'è tra l'isola e il continente, anche il gap, soprattutto dal punto di vista della preparazione per andare poi a confrontarsi con il calcio apparentemente più importante e più pesante, no? Come quello degli importanti club di Serie A del Nord Italia. Dal punto di vista tecnico, nel vostro progetto, che cosa avete inserito? Se avete inserito un qualche cosa per colmare, dal punto di vista proprio del metodo, del lavoro, questa differenza che riscontrate a priori, a prescindere, perché poi mi stai dicendo che poi queste non sono poi in realtà delle difficoltà perché state facendo molto bene, però voi partite da questo presupposto. Come vi preparate per ridurre questo gap? Guarda, allora, innanzitutto, cioè, va detto questo, che no, io sono stato chiamato anche dal direttore. Guarda, intanto saluto Massimiliano, che è stato un mio collaboratore al Pontedera, e grazie a lui abbiamo fatto un progetto che siamo partiti con 80 ragazzi, e dopo 4 anni erano più di 500, quindi
lo voglio ringraziare anche pubblicamente sotto questo punto di vista. Io sono stato chiamato proprio dal direttore tecnico Martino Melis anche per dare il contributo sulla stesura di un programma di lavoro che sia sta quindi di un metodo con dei punti ben chiari da condividere per tutto il settore giovanile, perché poi non puoi parlare delle lingue diverse dentro una società, dobbiamo unificare il linguaggio per raggiungere un obiettivo comune. E quindi più informazioni, più condivisioni ci sono anche da parte degli staff tecnici e più chiaramente si può arrivare prima o creare una strada dove si possa cercare di raggiungere poi gli obiettivi. E noi sicuramente abbiamo guardato un po' tutti i modelli, perché poi secondo me ci sono grandi società che hanno fatto la storia del settore giovanile, dove te non puoi dire che lavorano male, ma devi apprendere dal loro percorso e devi imparare. Però sinceramente devo essere sincero, nessuno di questi percorsi che abbiamo visto rispecchiava l'esigenza che aveva il Cagliari proprio per la sua diversità. Quindi li abbiamo studiati, li abbiamo osservati, portiamo grande rispetto, però abbiamo cercato di costruire una nostra identità, una cosa che fosse diversa, anche perché siamo partiti da questo ragionamento, o almeno io sono partito da questo ragionamento. Mentre ero in viaggio sull'aereo, mi sono fatto questa domanda: ma io come posso cercare di raggiungere un obiettivo che mi chiederà la società in un contesto dove tutti non ci sono riusciti e dove gli altri hanno le squadre con la qualità migliore rispetto alla nostra? E la risposta l'ho trovata con il coraggio, con un'idea dicendo: se noi ci alleniamo come si allenano gli altri, vince chi ha la squadra più forte. Quindi noi dobbiamo sperimentare, dobbiamo avere del coraggio, dobbiamo ricercare qualcosa di nuovo, qualcosa che sia diverso da tutti, e da lì dobbiamo partire. Quindi noi abbiamo praticamente, per quanto riguarda ovviamente le categorie più basse, levato tutte le capacità condizionali, quindi non facciamo corse, non facciamo la forza, non facciamo la velocità, non facciamo codifiche, lavoriamo tutto non codificato, abbiamo levato l'analitico, abbiamo sperimentato tutte le strade che potevano portarci a fare un progetto unico per noi e che fosse differente. Quindi per noi, cioè, l'importante era mettere i principi di un modello di gioco dove si levasse un po' anche questo alibi che in Sardegna non si può fare calcio per via della distanza, per via dell'organizzazione dei campionati, perché poi alla fine abbiamo dimostrato, grazie al lavoro soprattutto della società e degli staff tecnici, invece il calcio lo puoi fare in Sardegna con i ragazzi sardi e che le accademie e i settori giovanili dei campionati regionali e provinciali probabilmente non sono così scarsi come qualcuno può puntare, capito? Quindi ci siamo detti di fare un modello tattico con dei principi, degli obiettivi. Abbiamo studiato un attimino quali potevano essere le caratteristiche dei problemi, e quindi ecco, noi lavoriamo. Io sento dire mesocicli, esocicli, situazioni varie, settimane. Noi lavoriamo solo sui problemi della squadra e dei ragazzi e basta. Beh, diciamo che state andando un po' controcorrente, cioè voi lavorate sul riscontro, sulla lettura che voi vedete settimanalmente sotto ogni aspetto, dal punto di vista del monitorare a 360 gradi. Allora, in realtà no, come metodo abbiamo degli obiettivi ben precisi che dobbiamo raggiungere, che è il progetto della società. Come metodologia, invece, è più quello che dici te. Quindi sui mezzi e gli interventi, il monitoraggio, cioè sinceramente a noi ci interessa molto di più il singolo, quindi come si sta un po' evolvendo la situazione di oggi, no? Dove si dice che nei settori giovanili si deve riscoprire la tattica individuale. Quindi la Certo. tattica individuale per noi diventa fondamentale, non lavoriamo mai di reparto, abbiamo eliminati tutti, ti posso garantire, il lavoro. Fino a che categoria? Cioè, quando c'è una spaccatura e iniziate a lavorare sul condizionale?
su queste cose, Ah, sulla. noi diciamo che quando arrivano al 17, alla 16, sicuramente già alla 16 dipende dal gruppo. Per noi della 15 è più importante un aspetto ancora coordinativo. Quindi, se Certo. dobbiamo fare una corsa, la facciamo perché deve essere di accompagnamento al lavoro. Cioè, no, il nostro, per esempio, il lavoro aerobico sono i campi, cioè la Sì. dimensione dei campi, capito? Quindi Chiaro. noi abbiamo usato questa cosa qui, non lavoriamo di reparto, non lavoriamo mai sulle coperture, lavoriamo solo sul marco e marco, sui duelli individuali. Questa è stata un pochino la strada che abbiamo voluto prendere. Mi sembra giusto, se no sarebbe come dire perdere delle opportunità e perdere del tempo. Sono arrivate diverse domande che poi ti giro, però ne ho una ancora io, poi magari te ne faccio altre e poi c'è anche Gerardo. Ci siamo tutti che vogliamo farti delle domande. No, una domanda magari che ti potrà sembrare un po' sensibile. Dalla tua categoria under 15, mediamente quanti poi nel loro percorso arrivano a far parte del gruppo Primavera, mediamente, eh? O quanti in questo percorso dei 3 anni si perdono un po'? Guarda, pochi. Pochi perché le risorse del Cagliari sono queste, quindi noi, cioè la nostra strada, il lavoro che facciamo settimanalmente, il nostro obiettivo, come ti ho ripetuto prima, è proprio quello di portare i ragazzi il più a lungo possibile all'interno del percorso del settore giovanile. Quindi se noi arriviamo a metà classifica, ma nella costruzione della squadra, nella continuità del lavoro della squadra, riusciamo a portare 8-9 ragazzi in primavera a gruppo, abbiamo no, vinto un campionato, stravinto, siamo da Champions League, siamo Un per di più, risultato eccellente, un risultato eccellente. ah, eccezionale, perché poi dopo, guarda, io ti faccio questo esempio qua, quando vedo la primavera nostra lavorare, vedo grande professionalità da parte degli allenatori, Max Canzi sicuramente non lo devo presentare io, Agostini non lo devo presentare io, Daniele Conti, non hanno bisogno di presentazioni, però c'è qualcosa in più nel gruppo, perché quando il gruppo è da 3, 4, 5 anni insieme, è un po' il discorso che si faceva prima, io sento dire la Serie A, la Serie B, però noi nel settore giovanile abbiamo un grandissimo problema, che è la continuità, la programmazione, la pianificazione. Io vedo società che continuano ogni anno a cambiare direttori, allenatori, giocatori. E allora mi domando, quando vedo che non si riesce più a fare talenti, quanto è colpa dei ragazzi, ma quanto è colpa anche nostra del percorso che non facciamo fare? Perché poi dopo alla fine è troppo facile dire non si fanno più talenti. Dobbiamo prenderci anche noi le nostre responsabilità. Questo è quello che penso. E quindi credo che quando trovi una società come il Cagliari, che ha uno sconosciuto come me, mi chiamano mentre io sono a casa, senza che io abbia chiamato nessuno, che vanno alla ricerca di studiosi o di persone e li blindano con contratti di 2 o 3 anni, credo che queste società sono sicuramente avanti nel progetto che vogliono fare. Sono lungimiranti, c'è poco da dire. Cioè, io spero che la crisi che ci ha investito, per quanto pur drammatica che è stata, dove purtroppo, come ho già detto tante volte, famiglie sono state dilaniate da questo virus, e quindi sicuramente una cosa non negativa, bruttissima, che io se ne parlava prima, no? Ho avuto anche un'esperienza di isolamento veramente difficile da solo con la famiglia qui, però ecco, cioè, noi dobbiamo tornare a far diventare questi club delle aziende, e noi tecnici l'unica cosa che possiamo fare è costruire giocatori, e le aziende stesse devono metterci in condizione di fare giocatori. La Lega, la Federazione deve fare delle regole per far giocare questi giocatori. Io ho visto su MyAjax dell'Associazione Allenatori un webinar di Lippi dove lui ha dichiarato che la Federazione Cinese ha messo 4 giocatori obbligatori cinesi in tutte le categorie. Io Magari, magari, non magari. intendo di regolamenti, nel mio mestiere non voglio sapere come funziona, qualche tecnico mi dirà che sarà impossibile,
Però sinceramente io credo che noi possiamo lavorare bene se dall'altro ci fanno le regole giuste. Altrimenti cioè, si continuerà a vedere squadre con un italiano o zero italiani dentro le formazioni. Sicuramente abbiamo delle potenzialità noi in Italia, non solo inventiva, intelligenza per poter fare delle grandi cose, però siamo come sempre, ma non solo nel calcio, un po' bloccati, no? Bisognerebbe portare qualche innovazione, qualcosa che Speriamo. faccia girare a un numero di giri più alto, più importante tutto il nostro movimento. Allora, che tu abbia lasciato il segno da allenatore mi sembra abbastanza chiaro ed evidente dai complimenti che stai ricevendo, che magari li avrai visti anche tu in sovraimpressione e che fanno sempre piacere. Vuol dire che hai colpito nel segno laddove sei stato, che hai fatto evidentemente bene, tant'è che la tua scalata ti ha portato ad Guarda, allenare categoria. molti li ho chiamati prima della trasmissione e mi sono raccomandato che scrivessero Una pista per tutti è garantita, insomma. è No, tutto non è così. costruito, è tutto costruito. Evidentemente, se sei arrivato attraverso questa scalata ad allenare una categoria che io ritengo la più sensibile dell'attività agonistica, ok? Per mille ragioni che non stiamo qui ad elencare, però la più sensibile, la più importante, quindi vuol dire che qualcosa di buono hai fatto, hai dato, hai dimostrato, tanto da conquistarti questa fiducia. Hai delle domande, Gerardo? Se no, io non mi fermo più, eh. Sì, no, vabbè, una piccola curiosità, mister, tu sei esperto della categoria, hai lavorato nel girone A e nel girone B, ti manca ancora il girone C. Ci puoi dire un attimino qualche piccola differenza tra l'uno e l'altro girone in cui hai Bello. lavorato, se ci sono differenze? Bravo, bella domanda. Guarda, cioè, il calcio alla fine è uguale da tutte le parti. Io i principi del gioco sono ovunque. Quello che cambiano, come dicevo prima, sono i costumi, le tradizioni delle varie zone. Quindi, noi, per esempio, non ho mai fatto il girone C, però ho giocato contro squadre del girone C. E sicuramente lì la componente agonistica è un pochino più alta rispetto alla qualità tecnica, anche se ci sono sicuramente de degli ottimi giocatori, anzi, molti ragazzi del sud riescono poi ad arrivare in fondo al percorso proprio perché c'è questo fuoco dentro che arde, questa fame, questa voglia di arrivare. Il girone A è un girone un po' ibrido, nel senso che ci sono squadre di qualità e alcune squadre che hanno difficoltà. Per esempio, la Liguria è una regione piccola con anche un po' di difficoltà negli spostamenti, quindi sicuramente ci cioè, il girone B, sinceramente, è un girone difficile. Io ti ripeto, noi l'anno scorso, la qualificazione che abbiamo fatto per la prima volta nella storia da quando esiste il campionato di Serie B davanti all'Atalanta e all'Inter con 8-9 punti di vantaggio, sicuramente se qualcuno a agosto mi avesse detto che sarebbe finita così, gli avrei detto: guarda, non mi prendere in giro perché cioè, è impossibile che noi si possa arrivare così. E ti dirò, beh, non me lo so spiegare nemmeno oggi. Io l'unica cosa che mi sento di dire è proprio e ci tengo a fare complimenti ai ragazzi per i sacrifici. Io credo che questi sacrifici alla fine loro li portano in campo, capito? Proprio, cioè, quando si levano la maglia ce l'hanno tatuata sulla pelle, ma tutti, anche i ragazzi da fuori che arrivano. E questo è una grandissima arma perché avere, cioè, secondo me, io ho sempre pensato che la base di una squadra fosse l'entità di una squadra, la forza del gruppo di una squadra, e lì veramente si respira e non l'ho portato io, capito? Beh, per il momento ti sta andando bene, Daniele, perché solo un caffè. Sei un amico, ci ha scritto, forse Andrea ha detto: guarda, un caffè me lo devi, però ti sta andando ancora bene. Dai, sono bravi chi ti segue, chi ti conosce. Mi rifaccio a un'osservazione di un amico che dice sostanzialmente quanto tu sei bravo nel saperti approcciare a secondo delle fasce di età con i tuoi ragazzi. Secondo te, quanto incide nel percorso e nella crescita di un allenatore
questo tipo di qualità che possiamo definire per certi versi senza andare a scomodare la scienza dal punto di vista psicologico. Perché noi, vabbè, io sono un po', sono, vedi, i capelli bianchi, un po' vecchiotto di calcio. C'era una scuola di pensiero fino a qualche anno fa, laddove vedevano e volevano degli allenatori solo duri, inflessibili, lavorare, 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 come se veramente un ragazzo di 13 anni dovesse proprio alzarsi la mattina per andare a lavorare sul serio. Cioè, facciamo una distinzione. Quanto è importante? Qual è il cliché giusto oggi per un allenatore moderno che sappia soddisfare in pieno a 360 gradi? Perché oggi non basta sapere solo calcio, secondo me, poi mi sbaglierò. Per un allenatore deve essere un condensato di tante altre cose. Guarda, io credo che fare, cioè, il mestiere dell'allenatore oggi è difficile perché c'è una serie di componenti diverse. Il ciclo del gioco è in continua evoluzione, il ciclo della vita è in continua evoluzione e tutti questi cambiamenti, cioè, dobbiamo essere bravi a farci trovare sempre pronti. Probabilmente il prossimo cambiamento è già iniziato con questa pandemia che secondo me, cioè, sancisce veramente la fine di un'era, quindi nella nostra ripartenza dovremo essere bravi tutti a capire che probabilmente arriveranno giocatori con più ansie, ragazzi con più preoccupazioni, qualcuno che probabilmente anche 3-4 mesi che magari non fanno attività, quindi magari famiglie preoccupate che trasmetteranno questa preoccupazione, quindi sicuramente sarà una ripartenza molto diversa rispetto a come ci siamo fermati. Io ti dico, cioè, più che il linguaggio, che secondo me è fondamentale per le fasce di età, perché ovviamente se te alleni una prima squadra e parli con una persona di 30 anni, puoi affrontare un argomento in una certa maniera. Il solito argomento, se lo fai con uno di 14, non puoi usare il linguaggio che usi con quello di 30, perché si parla di cervelli diversi, età diverse, esperienze diverse. Quindi su quello diventa difficile andarsi poi a paragonare. Io credo che però la cosa fondamentale sia l'empatia con cui uno riesce poi a immedesimarsi dentro il gruppo, la fiducia che l'allenatore trasmette all'interno del gruppo, quanto noi allenatori riusciamo a mettere dentro il gruppo, dentro il progetto, tutta la globalità della squadra e non solo gli 11 titolari. Quindi è sicuramente un po' più difficile. Per di più, oggi l'allenatore, oltre alla partenza, che secondo me è la base delle conoscenze, perché se non hai quelle non puoi allenare in nessuna categoria, nemmeno nella scuola calcio del paese. Cioè, oggi l'allenatore deve essere bravo anche a gestire situazioni fuori dal campo, cosa che prima invece non era compito dell'allenatore. Io ti dico la verità, una cosa con cui non sono d'accordo con molti, quindi sono io che sono, tra virgolette, quello sbagliato, è che l'allenatore deve essere psicologo. Io credo che l'allenatore debba fare solo l'allenatore, perché, cioè, se Orfeo e Gerardo sono bravissimi giornalisti, Daniele può parlare con Orfeo e Gerardo, ma non può fare il giornalista perché non ha le conoscenze di Orfeo e Gerardo. Quindi, di conseguenza, seguendo il ragionamento, io non posso fare lo psicologo perché non ho studiato da psicologo. Io posso entrare nella testa di un giocatore, se il giocatore ha un problema sotto il punto di vista cognitivo, glielo posso risolvere sul campo. Se ha un problema con la famiglia o altre cose, io lo ascolto. Però il mio aiuto diventa soggettivo, non diventa oggettivo, perché non ho le conoscenze Certo, per fare una correzione oggettiva. E quindi lo psicologo deve fare lo psicologo, l'allenatore deve fare l'allenatore, perché altrimenti si va. c'è una soglia, Daniele, oltre il quale non possiamo Bravissimo. andare perché non abbiamo né le conoscenze e né le Bravissimo. competenze. C'è a Bravissimo. questo argomento c'è un'integrazione di un amico che quanto pare ti conosce molto bene per aver lavorato con te. E proprio per le differenze che aveva anche sottolineato prima nelle sue domande, Gerardo ci sta chiedendo se ci sono delle diversità dal punto di vista della disponibilità caratteriale dei ragazzi dell'isola rispetto a quelli del
del continente? Cioè, che tempra hanno? Sono molto simili o sono diversi? Perché, sai, l'espressione del carattere è anche, come dire, non voglio dire regionale, familiare, è figlia di tante cose. Però Certo. le hai notate queste differenze? Guarda, ti faccio un esempio che non riguarda i ragazzi sardi, che però sicuramente è un aneddoto che farà capire che sicuramente sono differenti. Nell'esperienza dell'Empoli, io sono entrato nel 1989 nel settore giovanile come giocatore. Nel 90-91, se non ricordo male, è arrivato un ragazzo di un anno più piccolo di noi. Io sono classe 73, era un classe 74. Si chiamava Vincenzo Montella e veniva da Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. E non era uguale a noi, era più sveglio, più furbo, più scaltro, e non c'è niente da fare. Cioè, i posti, cioè, l'aspetto caratteriale si forma anche sull'aspetto socioculturale del posto dove Giustissimo, abiti, giustissimo. capito? Quindi, cioè, lui era un talento per conto suo, ma il suo modo di pensare, la sua furbizia era dato dal contesto dove è nato. Certo. Quindi, non so se mi sono No, spiegato. noi Daniele, a Milano, nel nord Italia, ma forse è anche un luogo comune che però nasconde anche delle verità. Si dice sempre che al sud hanno più fame i ragazzi, proprio per condensare e tradurre tutto questo, che hanno più fame, hanno più voglia di arrivare al calcio, che conta. E probabilmente è così, è anche così. Guarda, io sono di questo avviso, nel senso che sicuramente nei ragazzi del sud, probabilmente proprio per la situazione socio-culturale, c'è questa sensazione che abbiano più fame, che vedono il calcio anche subito come punto di arrivo, quindi che siano anche un pochino più maturi sotto questo punto di vista. Però stiamo attenti, perché il calcio sta cambiando in evoluzione. Adesso l'aspetto cognitivo è diventato molto importante, quindi le abilità non bastano più per fare calciatori rispetto a 10 anni fa. Quindi dobbiamo essere molto attenti, perché quella cosa che noi ora apprezziamo, dobbiamo capire se nel calcio del futuro sarà ancora la cosa più importante. Io, per esempio, faccio questo esempio banale che ho fatto anche la settimana scorsa in una pagina privata di un mio amico. Cioè, sull'evoluzione del terzino. Cioè, il terzino, ragazzi, nel calcio, cioè, è diventato un giocatore importante. Cioè, se noi pensiamo che nel ciclo del gioco, nell'evoluzione del gioco, la rivoluzione italiana è stato il fluidificante, dove Facchetti faceva chilometri per fare cross, adesso i terzini non vanno più, cioè, non devono più correre, devono andare dentro il campo e fare centrocampisti. Cioè, quindi il calcio è veramente una cosa, cioè, Cambia giorno dopo giorno, è ma così. impressionante. Quindi le caratteristiche che prima andavano bene oggi non vanno più bene, quelle che vanno bene oggi, domani può darsi che non vadano più bene. Ecco perché dico che gli allenatori che parlano del mio calcio probabilmente devono fare un attimino più attenzione, perché il calcio non è di nessuno, il calcio è il gioco, È è il così. gioco. Faccio rifiatare un attimo, Daniele, così La prendi un po'. pubblicità, parte la Quindi, pubblicità. facciamo la pubblicità, no, è un modo anche per farti respirare un po', perché poi immagino che Gerardo abbia ancora qualche domanda da farti, così Sì, come sì. qualche amico da casa. Ti faccio rifiatare, però ricordo soprattutto a quelli che per la prima volta si connettono con noi, perché magari non ci conoscono parzialmente o si ricordano del nostro passato, perché comunque il nostro sito è nato qualcosa come 15 anni fa come target principale, appunto il calcio giovanile nazionale, cioè quello rappresentato dai campionati Primavera, Under 17, 16 e così via, che ha un po' unito la Sicilia con il Sud Tirol dal punto di vista del calcio giovanile nazionale. Sul nostro sito trovano ancora tutte queste informazioni, come sempre, anche risultati, classifiche. L'ultima novità è una piattaforma laddove si possono registrare tutti gli addetti ai lavori, che poi possono anche accedere a quello che si può definire il calcio mercato, andando a iscrivere il proprio curriculum da calciatore, da osservatore, da dirigente di società, da allenatore, da preparatore dei portieri,
da preparatore atletico, in modo tale da così dare visibilità alla propria passione e poi, perché no, magari essere contattato per qualsiasi tipo di iniziativa, cambiare squadra, tornei, eventi, qualsiasi tipo di cosa. Ecco, quindi chi va su zonacalciofaidate.it trova indubbiamente il calcio. Ma io lo dico, è un po' il nostro slogan, lo si troverà proprio nella home del sito, il calcio come piace a noi, praticamente a 360 gradi, come ci piace descriverlo noi. Adesso se hai preso fiato, fammi un gesto di vita, che adesso arriva Gerardo. Ok, Gerardo. Allora, mister, una domanda da 1 milione di dollari. Tu sei esperto della categoria under 15. Le prime convocazioni nazionali si hanno con la maglia della categoria under 15. Secondo te, i ragazzi che fanno parte di questa nazionale, che sono circondati da centinaia e centinaia di procuratori, chi gli regala le magliette, chi gli fa avere il contratto con lo sponsor tecnico, eccetera, eccetera, che possibilità hanno questi ragazzi, anche se apparentemente in quella categoria fanno nettamente la differenza, di approdare in Serie A? Allora, però se ti rispondo mi devi dare il milione di dollari, mi devi dare. Cioè, Sì, però se indovini, se indovini è la risposta. indovino non lo so, però rispondo. Va Allora, bene. sai qual è? Io mi riallaccio al discorso che aveva fatto Orfeo. L'Under 15 è una categoria ibrida, quindi bisogna capire se quel giocatore che noi vediamo oggi in una certa maniera lo è perché magari è un primo semestre e avanti con lo sviluppo, cosa che è totalmente diversa dall'avere talento, capito? Quindi io faccio sempre l'esempio della mia mamma, che spero che sia anche all'ascolto, perché almeno sono sicuro che una persona ci sta guardando. Cioè, se viene la mia mamma a vedere una partita della squadra che alleno io, il giocatore più bravo vede anche la mia mamma, perché è che ci vuole la scienza a vedere quello più bravo. Il problema è capire chi è che ha un talento nascosto o chi può avere la potenza della futura. E quello, noi abbiamo un grandissimo strumento umano che vale più di qualsiasi GPS, vale più di qualsiasi programma del computer, che è l'occhio, l'occhiometro. Cioè, quindi l'occhio difficilmente mente, specialmente per chi è sul campo. Quindi dobbiamo essere bravi a capire che il talento non va allenato, perché già fa cose straordinarie di suo e va accompagnato. Poi magari il talento può avere nel percorso delle difficoltà, magari fisicamente è un po' più indietro. Allora, ti ripeto, magari invece se l'obiettivo della società è fare la classifica, allora quel talento lì lo perdi. Se invece l'obiettivo della società è costruire le basi per un futuro, quel talento lo devi far giocare. Se gioca male, lo devi far giocare, e se gioca male e sbaglia, lo devi far sbagliare, perché l'errore è uno strumento dell'apprendimento. Io non so voi, ma quando ho iniziato non a allenare, ma a lavorare, finché non sbagliavo, non riuscivo a migliorare il mio modo di lavorare. Ho migliorato solo con gli errori, e quindi questo discorso lo dobbiamo portare anche sul campo, dove dobbiamo dare libertà ai ragazzi di sbagliare. Hanno il diritto di fare anche delle partite brutte, perché io non credo che chi è arrivato in Serie A ha giocato tutte le partite bene senza mai sbagliarne una, e all'interno di queste difficoltà cercare di accompagnarli e tirargli fuori quel talento. Ovviamente ci sono le conoscenze che noi allenatori dobbiamo mettere sul campo. Ci sarà il corredo genetico, che è la cosa principale del giocatore, perché senza quello sicuramente i giocatori non possono arrivare a fare categorie, come dice Gerardo. Cioè, in Serie Mister, A. in poche parole, perdonami se ti interrompo, in poche parole ci vuole pazienza e coraggio. Questi sono gli ingredienti che soprattutto le società non di primissima fascia utilizzano, secondo me, perché una top club non può permettersi, almeno secondo le loro direttive, di aspettare un giocatore. Invece le società di seconda fascia, se le vogliamo chiamare così, hanno proprio l'obbligo di crederci nei calciatori. Guarda,
e bisogna, hanno l'obbligo di avere pazienza. Fermi tu. Questo è un momento troppo bello, troppo importante da non sottolineare. La signora Lina ci sta seguendo, ma soprattutto buonasera, signora. Figlio. Buonasera Lina, ci fa molto piacere anche nel leggere le parole che ha scritto, che sono sinonimo di tanti sacrifici che fanno tutte le mamme, tutte le famiglie per dare la possibilità ai propri ragazzi di crescere nel mondo anche dello sport, oltre che della scuola. E quindi ci fa piacere, signora, che lei sia qui, e quindi mi sembrava giusto sottolinearlo. Buonasera, signora, grazie. Guarda, Orfeo, io, mia madre, ovviamente, come tutti, io la posso ringraziare perché mi ha sempre spinto verso questa passione senza mai mettermi verso le ruote. Credo che nel settore giovanile c'è un po' di confusione sui genitori. Io a volte sento discussioni dove bisognerebbe giocare a porte chiuse. Guardate che la famiglia è una componente importante se si vuol fare giocatori. Quindi noi dobbiamo lavorare per educare i genitori a essere dei buoni genitori, ovviamente sportivamente parlando, perché poi dopo il nostro compito finisce lì. Quindi io invece l'ho già detto e lo ripeto e sarò sempre di quest'idea, io invece sarei proprio per levarle le barriere, perché ho la sensazione che la barriera aiuti quello di fuori a sentirsi più protetto sotto questo punto di vista. Quindi io invece il settore giovanile lo giocherei proprio a porte aperte, dove ti stai alla stagionata e ti guardi tuo figlio che gioca, ovviamente con un'educazione da parte della società, da parte delle federazioni, su un certo tipo di percorso, comportamenti che bisogna avere quando si arriva in un centro sportivo. Ma i genitori sono importanti. Chi dice che bisogna giocare a porte chiuse non dice giusto. Condivido. Sì, è un modo di dire, perché spesso succedono ancora dei fatti, insomma, eclatanti che fanno... Perché non siamo bravi noi, la colpa è nostra. La colpa è nostra, sì, che non siamo capaci di gestirli, di abituarli, di dargli delle regole. È semplicissimo. Sì, perché il compito di noi società, adesso dico io noi società perché sono un uomo di società anch'io, non è mai abbastanza quello che si fa per far crescere anche quel movimento, e cercare di ridurre al minimo i problemi e far crescere tutto, ecco, dal punto di vista proprio poi generale. Volevo dire un attimino il discorso che aveva iniziato Gerardo. Cioè, Gerardo giustamente dice, sai, ma i grandi club non possono aspettare, ma io credo che poi ognuno di noi ha la sua strada nella formazione poi dei giocatori, quindi è normale che se te vai in una società che fa 60.000 abbonati, 50.000 abbonati, è normale che lì è la ricerca del campione, non è la ricerca della formazione, ma se te Gerardo e Orfeo fate mente locale e dite chi sono due società di settore giovanile che lavorano meglio, credo che a tutte e due vi verrà in mente qualcuno che non è un top club, capito? Perché certo, ognuno deve fare il suo percorso, quindi ci sarà chi lavorerà sulla formazione e chi comprerà tra virgolette questi giocatori per cercare di arrivare a soddisfare il palato dei tifosi. Io credo che poi alla fine ognuno di noi debba fare il suo percorso sotto questo punto di vista. Io stesso veramente mi sento più adatto in società dove si cerca di formare, perché ho sempre fatto questo tipo di percorso qua. Quindi probabilmente se mi chiedessero un altro tipo di percorso mi dovrei guardare allo specchio e capire se ne sono all'altezza, capito? Chiedo venia, in questa bella chiacchierata non ti ho fatto, non ti abbiamo fatto, insomma, perché è stata così bella questa chiacchierata, perché ormai siamo quasi, abbiamo superato l'oretta di trasmissione, e poi capisco che possa diventare pesante anche per te. C'è ancora qualche domanda, ma io mi sono dimenticato di fartene una, forse la più importante, che avrei dovuto fare all'inizio. In questo periodo come hai lavorato con i tuoi ragazzi? Perché anche questa, se vogliamo, è una novità, non è una novità assoluta. È capitato magari di allontanarci dalla propria squadra per un breve periodo e quindi comunicare con loro sotto vari aspetti. Questo però è un periodo un po' lungo. Come hai comunicato con loro dal punto di vista ovviamente anche
tecnico dell'allenamento, insomma, in che modo? Guarda, io ho cercato, come io mi riallaccio al discorso iniziale che ho fatto, noi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso da tutti i progetti, quindi io una cosa che non ho fatto è quella di usare la tecnologia Zoom per farli allenare. Sinceramente non me la sono sentita, ho preferito fare delle chat room per sentire come stavano i ragazzi, per parlare del più e del meno, per cercare di stargli vicino in un momento così difficile, perché credo che poi la componente umana vada avanti anche a quella tecnica sotto questo punto di vista. Quindi io credo che bisogna un attimino prendersi un po' meno tutti sul serio, cioè il ragazzo di 15 anni ha 15 anni, quindi lo abbiamo usato per fare delle attività, quindi ci siamo fatti dei contest interni con la palla, divertenti, dove ragazzi, voglio dire, cioè la mia figliola che ha 2 anni, cioè, gli dai l'iPad in mano, dopo un minuto sa già come funziona tutto. Io a 46 anni ho grosse difficoltà anche del telefono. Quindi abbiamo cercato di fare dei contest divertenti per fargli passare del tempo e fargli divertire, perché un principio fondamentale che noi abbiamo nella nostra idea di allenamento è il divertimento. Noi non possiamo pensare di allenarci senza divertirci. E quindi il divertimento è una componente importante per il settore giovanile, ma anche per le prime squadre, perché io sono dell'idea che quando fai un lavoro, se non ti diverti, non rendi mai il 110%. Ascolta, Certo. Vediamo. Ah, scusa, pensavo che dovevi finire. Hai finito? Sì. no, 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 sì. Ho C'era qualche domanda? Vediamo un attimo. visto di Vabbè, Andrea, Andrea. Sì. allora, non sono arrivate tante domande, ma te lo dico io perché. Te lo dico perché tu sei stato molto esaustivo su tutto. Cioè, davvero sei riuscito a rispondere a poche domande, ma facendo un discorso molto allargato, molto ampio, dove veramente hai raccolto tutto. E io ho intuito questa cosa, e quindi è un complimento che ti sto facendo, tra Grazie mille. le righe, perché sei stato veramente bravo, bravo. Andrea ti scrive: faccio lo scouting, domanda: qual è la caratteristica di cui non puoi fare a meno in un tuo giocatore per il Cagliari? Fisica, tecnica, mentale o tattica? Quali sono le qualità che tu su cui, come dire, percepisci il talento? Io, guarda, il talento, ti ho detto, è unico, perché vedi il ragazzo che fa cose straordinarie che gli altri non fanno, non gli insegni niente, anzi è lui che ti insegna qualcosa. Io, cioè, faccio fatica a pensare, e faccio un esempio, che Gerardo sarà contento, a un allenatore che insegna a Maradona la tecnica o come si fa a saltare un uomo, perché è un talento. Quindi il talento lo devi accompagnare e devi essere bravo a non farlo perdere, ma non puoi allenarlo, è un talento, quindi è diverso. Io dico questo, Andrea, cioè mi riferisco al ciclo del gioco, quindi le caratteristiche che ti dico adesso magari vanno bene adesso, domani possono cambiare completamente, perché comunque sia, io ripeto, credo che la componente tecnica per me è fondamentale, perché io ho sempre pensato che il calcio fosse spettacolo, prima di tutto. Quindi lo spettacolo lo fanno i giocatori che hanno delle abilità tecniche superiori agli altri. Quindi io, quando pago un biglietto e vado allo stadio, mi voglio divertire. Se vedo Ronaldo che salta 4 metri sopra un muro e fa un gol di testa in quella maniera che ho visto, rimango a bocca aperta, perché Certo. non fa una cosa unica. Quindi secondo me l'abilità tecnica, l'abilità fisica, tra virgolette, è fondamentale, che quindi ci deve essere. Io ti dico la verità, fisica io non la guardo tanto, perché, cioè, noi si fa un po' di fatica nel settore giovanile. Abbiamo fatto una statistica che il 90% delle squadre è composta dal 70% di giocatori nati nel primo semestre. Allora vuol dire che non guardi il talento, guardi la fisicità sotto questo punto di vista, non stai a guardare le potenzialità di un ragazzo. Quindi anche lì si aprirebbe un discorso che è un mondo e non lo voglio aprire, perché è tardi e poi voglio andare a giocare anche un po' con la bimba prima di andare a letto. Però detto questo, cioè, io credo che l'abilità, la cognitività, che è cresciuta tantissimo anche nel modo come ci si allena, quindi se c'è un ragazzo che non è cognitivo, fa un po' di fatica al mondo d'oggi a potersi allenare e a poterlo
presentare a una qualità di categoria importante. Soprattutto ci deve essere la predisposizione a imparare, perché se ti manca quella, cioè, poi credo che te Dura. puoi metterci tutto il bene che vuoi, ma la predisposizione del ragazzo a imparare, la predisposizione del ragazzo a recepire deve essere fondamentale. Quindi io consiglierei agli scouting di vedere più le potenzialità, come occupano lo spazio in una partita, il tocco di palla, come hanno una lettura anticipata delle situazioni di gioco che stanno per arrivare, la percezione. Ecco, io mi concentrerei più su questi aspetti che sull'aspetto fisico. Daniele, io innanzitutto ti faccio tantissimi complimenti perché veramente sei stato esaustivo, preciso in tutto. Ti faccio i complimenti anche a nome di Zona Calcio Fai da Te, anzi ti ringrazio a nome di Zona Calcio Fai da Te, così come ringrazio soprattutto il Cagliari che ti ha dato la possibilità di essere qui questa sera. Spero, mi auguro un giorno di riaverti ancora con noi per una bella chiacchierata con Gerardo. E parlare di calcio, magari su altri temi, magari tecnici, un bel seminario, non lo so, qualche cosa. Ci faremo venire in mente delle idee perché sei stato, secondo me, questa sera molto prezioso e penso che Gerardo, ancora più di me, sia rimasto entusiasta. Ci ha regalato una bellissima serata, Daniele, veramente, una Serata serata davvero. piacevole, formativa soprattutto formativa, perché ci ha aperto la mente su tante cose e ci ha fatto conoscere il modo di lavorare del Cagliari Calcio, il modo di lavorare di una società sana, corretta, leale, che sta ottenendo dei risultati a 360 gradi, secondo il mio modesto parere. Anche a livello, per dire, per un semplice torneo, già dal semplice torneo si vede l'entusiasmo che creano pure i genitori che seguono questa squadra, un seguito pulito, un seguito allegro, portano tanta allegria, portano tanta, hanno un senso di appartenenza, come detto tu, immenso, e lo portano in tutta Italia e nel mondo, perché il Cagliari negli ultimi anni, prima è arrivato un saluto da un amico che lavora in Russia, vive in Russia. Il Cagliari sta andando spesso nell'est Europa, in Lituania, in Russia, sta girando tantissimo. Quindi il Cagliari Calcio negli ultimi anni è diventato una realtà concreta, solida, e i risultati ne parlano chiaro. I risultati a 360 gradi, ripeto. Grazie, mister Daniele, per averci regalato davvero una serata straordinaria. Guarda, vi ringrazio per questa opportunità, perché per me parlare con voi, vedere i commenti, rispondere alle domande è un'occasione di confronto e di crescita sia sotto il profilo umano che professionale. Quindi io vi ringrazio per questo spazio, spero di essere stato all'altezza delle aspettative e Sicuramente. non so se vi ho dato qualcosa, ma sicuramente a me è arrivato molto, ecco, della serata. Anche a noi, e io A noi. ricordo gli amici da casa che se volessero suggerire a chi non ha potuto seguire la diretta, qualche amico che può comunque invitarlo ad andare sulla nostra pagina Facebook e andare a vedere le repliche che saranno già in linea. Fate conto, fra una mezz'oretta si troveranno già tutte le repliche anche su YouTube, in modo tale che si possa recuperare quello che si è perso di questa bellissima serata. Io vi ringrazio ancora tutti, soprattutto gli amici da casa, no, soprattutto Daniele, ma anche gli amici da casa che ci hanno seguito costantemente a questa bella diretta. Grazie ancora, e arrivederci a venerdì. Venerdì Venerdì. ore 21 avremo un ospite importante che è un ex calciatore professionista di Serie A, soprattutto perché ha giocato in tante altre squadre anche minori, ma soprattutto in Serie A, quindi Lazio, quindi Parma, Bologna. Lo diciamo, Gerardo? Sì, Fabio Vignaroli, Fabio Fabio Vignaroli. Vignaroli, dai, ci racconterà come si deve fare, insomma, qual è il percorso, il tragitto da calciatore alla scrivania, che è un compito, perché insomma, passare dal campetto, dal campo di calcio con le scarpette, con i tacchetti, alla scarpa bella elegante, con giacca e cravatta dietro una scrivania. Ci spiegherà tutto quel che No, ma tutti lui giacca e cravatta i passaggi. non le
non utilizza la giacca e la cravatta, però ha cambiato ruolo e sicuramente lo so. Va bene. Grazie a tutti, buona serata, grazie.